abbiamo trovato degli appartamenti di proprietà comunale a Rocca San Zenone, tramite l'associazione San Martino la gestiscono e quindi vi potete trasferire lì. Questa soluzione vale per 30 giorni, ma nel frattempo noi abbiamo fatto una delibera il 16 agosto per l'emergenza abitativa, dove se avrete requisiti vi troveremo una collocazione, diciamo, stabile da questo punto di vista. Perché non è possibile che voi stiate qua e che noi come amministrazione comunale rimaniamo in silenzio. Quindi vi ringraziamo tanto. Non ci dovete ringraziare perché questo è un vostro diritto, quindi non ringraziamo. I ringraziamenti, diciamo, non ci interessa. È il nostro dovere intervenire in questa situazione e dargli una soluzione. Quindi gli appartamenti sono già disponibili, le stanno attaccando pure la corrente. Vi avviso che ci sono problemi sulla cucina perché non c'è l'abitabilità, però da quel punto di vista potete accedere, diciamo, alle strutture che tipo la Caritas, sì, che so, che sono a vostra disposizione. Quindi questa è organizzata col fornello. Questa è una soluzione ponte, però vi posso garantire e vi do il mio impegno, la mia parola, che risolveremo la situazione. Ecco, quindi per i 30 giorni. Grazie mille. Ci abbiamo questa soluzione. Poi abbiamo l'emergenza abitativa, qui ci sono le dottoresse, gli assistenti sociali del comune che conoscete, che acquistate a cuore, che vi seguiranno pure nelle domande da poter presentare per l'emergenza abitativa, e cerchiamo di dare una soluzione a questa problematica. È un grande aiuto. Non è un grande aiuto, diciamo che voi vi trovate per una serie di situazioni, no? In una posizione adesso di difficoltà, quindi il nostro dovere è quello di assistervi, starvi vicino, di risolvere il problema, che poi non è il fatto dell'abitazione, noi staremo pure vicino da dove vogliate, ne siate in grado pure per trovare una soluzione lavorativa, no? Magari, perché penso che il lavoro sia la cosa più importante per la dignità delle persone, no? Noi volentieri. Lo so, quindi da questo punto di vista che stanno gli assistenti sociali, le quali prego che laddove abbiano... La municipale sta arrivando. La municipale sta con me, perché per il legge ci stanno queste procedure. La municipale sta lì, sta tranquilla, non vi preoccupare, non c'entra niente. Sta qui per svolgere il suo giusto lavoro, no? Giustamente. Quindi ci stanno gli assistenti sociali in questo percorso. Qualunque problema che voi avete, ne parlate con loro. Se volete colloquiare con me, con priorità voglio interloquire con queste persone, seguirle personalmente insieme all'assessore Altamura, che, diciamo, tanto si è attivata per questo percorso. Siamo qui, vi porto i saluti del nostro sindaco, che è sempre vicino a questi problemi, e quindi niente, adesso organizziamoci, come vogliamo fare per operare questo... Possiamo raccogliere anche questi, no? I nostri oggetti, i vostri comunque averi, possiamo andare già adesso, no? In questo appartamento, no? Fate una doccia, vi sistemate, cominciate un po'. Vi ringraziamo tanto, guardi. Con Roberto Verdi. Sì, ha parlato col collega, signor Simone, ha parlato col collega. Sì, non si può dire scappare. Ok, sì, sono solo io. Quindi, noi la soluzione adesso l'abbiamo trovata. Non è una soluzione che vi portiamo là e poi dopo fra 20 giorni restate in mezzo alla strada, questo assolutamente non accadrà. Lo seguiremo questo percorso, ma non me lo potevi dire prima. Lo ripeto da tanto tempo, il nostro sindaco lo dice. Le categorie fragili sono al centro della nostra azione amministrativa, lo sono sempre state, sono state in tempo di ideazione del programma e lo saranno. E questi sono i fatti, che non è una pubblicità per questa amministrazione, perché penso che sia un dovere invece. E il Fanzi, io chiedo scuse a queste persone perché abbiamo fatto trascorrere tutto questo tempo prima di risolvere il problema, per ora ci siamo riusciti. Quindi non è che siamo qui a fare gli spot elettorali perché non ci interessano, ma siamo qui a testimoniare la vicinanza alle categorie fragili, perché questo deve essere, ed anzi invito tutti, la stampa, ringrazio pure il Messaggero che stamattina ha fatto un articolo su questa situazione che mi ha fatto scattare quella molla, perché io pensavo che il problema stesse in via di risoluzione, proprio per attivarmi concretamente in tempo reale per arrivare a una soluzione.
E quindi anzi, voi che siete giornalisti, siate sempre al nostro fianco nel fare queste segnalazioni, perché qualcosa ci può sfuggire. Però noi siamo prima di tutto a fianco delle categorie fragili, perché questo è giusto. No, il 15 di agosto ho lavorato per la predisposizione di questa delibera che era stata abbozzata, e praticamente era già perfetta da parte dell'assessore Maggi e dagli uffici competenti. Il 16 agosto abbiamo fatto una delibera convocando la giunta, anche se era una giornata diciamo semifestiva per tutti, perché credo che quando ci siano queste situazioni si debba intervenire. Il bando è stato pubblicato stamattina, eccolo qua, e quindi ci saranno 20 giorni in cui tutti i cittadini che si ritrovano nelle condizioni di precarietà, ivi descritte, potranno fare la domanda e cercheremo di intervenire a favore di più situazioni possibili secondo quelli che sono i limiti che ci fissa la legge. Poi se ci saranno ulteriori domande, esigenze, troveremo qualche altra soluzione per venire incontro a queste persone. Sei a conoscenza di qualche criticità particolare? Sì, ce ne sono, io per motivi di privacy non dico, ma ce ne sono più di una. E quindi sicuramente dovremo fare in modo di dare un riscontro a queste categorie, che io dico sempre non bisogna giudicarle, perché sì, nella vita può accadere di tutto, e quindi sono persone che hanno bisogno di un'amministrazione che gli si dimostri vicina. E questo diciamo è la nostra mission. Parlo pure in inglese.